Ok, buongiorno a tutti e ben ritrovati a Don Luca 95. Dopo un po' di tempo che non portavo nulla, diciamo, sul canale, volevo iniziare a portare, diciamo, dei video di Naval Art, che è questo gioco nuovo. In sostanza è in sviluppo da un sacco di tempo, però, diciamo, è uscito da Steam, su Steam da poco, di recente, è veramente figo. E appunto in italiano Naval Art, arte navale. Allora, praticamente è un sandbox di combattimenti navali. In sostanza ci sono sottomarini, destroyer, cacciatorpediniere, dragamine, corazzate, incrociatori leggeri, incrociatori pesanti, battlecruiser, quindi c'è un po' di tutto in realtà. Ed è bello perché c'è la modalità sandbox e in più poi, diciamo, la community può creare le navi, hai l'editor, puoi creare le tue navi. Puoi creare navi storiche, puoi fare navi fictional, quindi hai un po' la libertà di fare quel cavolo che ti pare, e in più puoi utilizzarle per combattimenti, per appunto simili a World of Warship. Allora, andiamo come prima missione, praticamente come primo video gameplay di serio praticamente di questo gioco, andiamo a creare un attacco, una missione praticamente, una custom battle, e l'andiamo a fare contro delle unità navali della Royal Navy. Praticamente siamo nel 1940, di notte, in una notte di luna piena, riusciamo praticamente ad ingaggiare dei convogli diretti a Malta, dei convogli scortati da un gunboat o un dragamine britannico che protegge il convoglio. Sono tre navi convoglio, no, convogli, pardon, e un dragamine britannico. Notte noi abbiamo il nostro cacciatorpediniere Dardo, che è uno dei quattro cacciatorpediniere classe Freccia del 1930 italiani. In realtà l'armamento è lo stesso del praticamente sulla carta ufficiale. L'unica cosa è che invece di avere i 120 mm ansaldo, abbiamo i 120 mm 8 Breda del 1936, invece di avere gli ansaldo 28, se non sbaglio, perché non ci sono gli ansaldo da 120 al momento, però ci sono gli 8 Breda, quindi abbiamo. Praticamente ho messo gli 8 Breda. Questa nave è un modello creato da un utente, praticamente, da un utente che ha pubblicato il modello sullo Steam Workshop. Il modello è veramente fatto bene. Aveva montati i 100 mm, ma siccome in realtà era armato con 120, gli ho messo i 120, gli ho messo i 228 Breda. Armamento principale, due ansaldo 120 mm, due tubi lanciasiluri tripli da 533 mm. Adesso non ho presente esattamente il raggio d'azione, deve essere tipo 7-8 km. Come armamento secondario, due mitragliatrici da 12,7 mm Breda qui in cima sopra la torre di comando, e altre, scusatemi, e due 20 mm batterie antiaeree qui ai lati dello scafo. E basta, questo è l'armamento. Dopo avevamo le tramogge, due tramogge per le bombe di profondità, che sono praticamente delle armi utilizzate per il combattimento contro i sottomarini, ma anche contro le navi e le mine navali. Con le tramogge si potevano anche far saltare in aria, erano state ideate principalmente per far saltare in aria le mine navali, dopo però sono anche state utilizzate contro i sottomarini. Comunque due tramogge che sono praticamente soltanto estetiche per il momento. Qui il gioco ha 3518 punti vita, quindi è un cacciatorpediniere abbastanza gnè, cioè nel senso ci sono cacciatorpediniere che hanno 5000, diciamo che 5000 è la vita un po' media del cacciatorpediniere. Questo è un cacciatorpediniere abbastanza piccolino, quindi 3518 punti vita non sono tantissimi, però è abbastanza veloce, raggiunge, se non sbaglio, 35 37 nodi. Come armatura abbiamo 50 mm per la cintura, 50 mm per lo scafo. Le nostre batterie principali hanno un'armatura di 100 mm. Torre di comando, praticamente l'armatura
inesistente, 5 mm, e il resto è 50 mm, vabbè. Lunghezza 92 metri, 92.7 metri, larghezza 10.4 metri, precisione di tiro abbiamo un 84,1%. Veramente fatto bene il modello, veramente figo. Allora, questo è il dragamine o gunboat, passatemi il termine, fregata britannica di scorta alle tre navi convoglio. Quindi non è un cacciatorpediniere, ha 2669 punti vita, è ovviamente un po' più piccolo rispetto al nostro cacciatorpediniere anche per quanto riguarda le dimensioni. È armato con una batteria da 88 mm qui in cima, a metà dello scafo, 202 britannici e un 88 mm. Dopo, per quanto riguarda la difesa antiaerea, a parte l'88 mm che può essere ovviamente utilizzato per la difesa antiaerea, ci sono solo delle Lewis da 7,7 mm, due Lewis da 7,7 mm. Per quanto riguarda l'armatura, 76 mm nello scafo, 50 mm per la cintura, e qui abbiamo 75 mm per la torre di comando e i fumaioli 50 mm. E dopo, vabbè, ha due tubi lancia siluri doppi da 533 mm, anche loro raggio d'azione 7-8 km. Ok, eccoci qui, ingaggiamo il convoglio degli alleati. Sulla sinistra abbiamo la fregata Resolute, Gunboat Resolute. Possiamo già sparare con i nostri 120, direi di sparare con le HE. Intanto cerchiamo di avvicinarci ai convogli che abbiamo sulla destra. Se riusciamo a prenderlo, tiro alto, ok. Allora, ci sono due convogli, nave convogli da 20.000 punti vita e una nave convoglio da 2337, una po' più piccola. Tanto noi continuiamo a sparare al Resolute, che non è ancora... l'abbiamo colpito, nessuna penetrazione, 6 di danno. Abbiamo fatto un graffietto in sostanza. Magari usiamo le AP. Poi a questa distanza le HE sì, magari non fanno. Sono un po'. Oh, ci sta lanciando i siluri però, attenzione. Ci sta lanciando i siluri il Resolute. Iniziamo a lanciare anche noi i siluri, dai, contro queste navi convoglio qui. Questa qui ha 11 km. Andiamo a dare un po' l'anticipo. Resolute è a 17, ormai 18 km. Buonissima gettata per un cacciatorpediniere, eh? Di solito 15 km
il raggio massimo dei 100 inglesi, dei 100 mm inglesi. Noi abbiamo 120 italiani, infatti abbiamo un raggio d'azione molto più ampio. Facciamo altri siluri. 4 secondi, abbiamo finito di ricaricare. Vediamo se questi siluri sono, riescono a colpirlo. Probabilmente sì. Siamo a 3 km da una nave convoglio. Vediamo se riusciamo obliterarla. Volevo un attimo vedere però i nostri siluri. Si hanno colpito uno dei nostri siluri. La Resolute sta scappando, la nave scorta sta scappando, non ha voglia di ingaggiarci. Mettiamogli a picchio, non siamo riusciti a bucarlo. Ricochet 101, penetrazione. Se riusciamo ad affiancarci, lanciare gli altri siluri, cioè lanciare siluri a questa nave convoglio un po' più piccola. Colpito, perfetto, motore distrutto. Forse gli abbiamo preso addirittura l'elica, non lo so. Ricochet, ok. Adesso ci affianchiamo, gli lanciamo i siluri. Penetration. Adesso lo prendiamo con un siluro, ok. Adesso la finiamo con le nostre batterie principali. Ok, perfetto, abbiamo distrutto la prima nave convoglio, andiamo a distruggere anche questa. Questa è un po' meno agile, dovremmo riuscire a prenderla con tutti i siluri. Perfetto, centrata in pieno, 6 siluri e ancora 1000 punti vita, incredibile. Galleggia ancora, ora non più. Perfetto, ok, andiamo ad eliminare le restanti navi.
il tiro non era proprio dei migliori. Ok, possiamo lanciare altri siluri. Magari andiamo ad ingaggiare. Ah, ok, ci sta sparando finalmente. Ok, la gunboat nemica ci sta sparando. Mettiamo HE, anzi no, AP. Abbiamo ancora una distanza abbastanza interessante. Tanto lanciamo siluri alla nave convoglio. Ok, ci hanno colpito. Presa, penetrazione, 0 di danno. Over penetration, 100. Attenzione perché è siluri. E noi ci stiamo avvicinando abbastanza. Ok, non gli ho fatto proprio niente, anche se siamo riusciti a colpirla. Abbiamo preso il convoglio, la nave convoglio con uno dei nostri siluri. Abbiamo sempre angolati. Ricochet 0. Sono leggermente più rapidi del Resolute. Attenzione che ci lancia i siluri. Facciamolo anche noi. Vai, 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 vai. Sa che ho sbagliato l'anticipo, proprio brutto anticipo. Ah, chiediamo la virata. Cazzo. Ah. Fuck. Oh, mamma mia. Bello scontro. Ah, ma non riesco! Maledizione! Over penetration. Proviamo gli HE adesso. Siamo a una buona distanza. Sparate! Distrutto l'artiglieria antiaerea. Vediamo se lo prendiamo con i siluri. Ah, sì. Perfetto. Bellissimo. Siamo riusciti a silurare la gunboat dopo, direi, uno scontro abbastanza epico. Adesso possiamo finire l'ultima nave con voi. I nostri moduli sono tutti operativi. Sistemi di propulsione operativi al 100%, armamento, sistemi di armamento al 100% operativi, sistemi di detection 100% operativi. Abbiamo subito però dei danni sulla prua principalmente della nave, lo scafo destro direi, più che quello sinistro, e abbiamo ancora 2740 punti vita su 3518. 7000 di danno, wow, con i nostri AP 120, 8 Breda. Diamo il colpo di grazia.
vedere la scena. Provo a schivare. Però riusciamo a prenderlo in pieno con due siluri. Ok, bello scontro. Attività corsara con questo cacciatorpediniere, abbastanza interessante perché è piccolo, cioè abbastanza piccolino, quindi magari anche una sagoma abbastanza difficile da colpire. 120 mm che gli danno una gittata molto elevata, quindi è un cacciatorpediniere con un armamento primario con una buona gittata. Veramente mi piace. Bella nave, molto divertente, fatto bene. Spero che vi sia piaciuto anche a voi lo scontro e ci vediamo al prossimo video.